Buongiorno, eccoci qua. Perfetto, vediamo se si vede di qua. Benissimo, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Ok, adesso siamo in diretta venerdì mattina. Adesso andiamo in diretta anche con gli amici di Instagram, così possiamo cominciare la nostra routine del venerdì mattina. Bravissimi, bravissimi. Vi vedo qui. Adesso, ok, e andiamo anche con... Ciao Max, ciao, grande Michele, grandissimi, eccoci qua, adesso siamo in diretta con gli amici di Instagram, vediamo di mettere a punto, ok, dunque di qua si vede, benissimo, benissimo, ok, bravi, allora come andiamo ragazzi, dai, dai. Su, è venerdì mattina e cominciamo bene con la nostra routine. Ok, allora, prepariamo il timer così vedo che vi state collegando un po' tutti. Bravissimi. Allora, sta uscendo anche il sole, dunque siamo a posto. Benissimo, benissimo. Allora, lo stimolo è sempre quello, cioè se c'è anche il sole, andiamo molto meglio. Cominciamo bene festival. Allora, qui dovrebbe vedersi bene. Ok, vediamo. Perfetto, perfetto. Benissimo. Allora andiamo a cominciare la nostra routine. Allora, qui ho Enervit l'R2 per il dopo. Questo serve moltissimo perché logicamente ci permette di essere andare a rimpinguare i nostri muscoli e poter agire. Allora, io mi preparo sempre una borraccia con i sali dell'Enervit, però va benissimo l'acqua. Integrare prima e dopo. E due o tre sorsi li prendiamo anche durante. Bene, allora siamo pronti per cominciare. Ciao Nando, grande Nando, grande Nando da Pescara, grandissimo. Bene, 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 bene. Allora, pronti, cominciamo. 7 secondi e cominciamo con i flutter. Metto a posto qua, così riesco a muovermi. Benissimo, pronti, andiamo. È venerdì, così partiamo bene con il fine settimana. Benissimo, allora flutter. Ci mettiamo belli così distesi per terra sulle spalle, in modo andiamo scarichi con la schiena e le gambe, muoviamo le gambe così e andiamo. Se mettete sopra sentite anche come lavorano subito i quadricipiti. Facciamo lavorare il core, dunque qui siamo ben messi così, bravissimi, bravissimi, ok, bravi, bravi, su, su. Dai, questo fine settimana magari si lascia anche il sole così, perfetto. Bene, così possiamo agire. Allora, quello che vi consiglio sempre è di rimanere distesi quando fate il recupero. Tanto è importante l'azione che facciamo durante l'allenamento, tanto importante è il recupero. Dunque, se facciamo 30 secondi di lavoro, 30 secondi di recupero. È importantissimo, lasciamo, vi dico sempre, lasciamo dritti tutti gli arti in modo che il sistema venoso e la pressione rimangano. Possono riprendere tranquillamente. Il nostro sistema pressorio, che è fatto da tutte le nostre vene, le arterie, eccetera, ogni volta che noi andiamo a fare quest'ago che pieghiamo, aumenta la pressione sanguigna, ok? Dunque, per ripristinare tutto, dobbiamo stare distesi, bravissimi, bravissimi. Ok, andiamo così, spingiamo in avanti. Questo è flutter kicks, ok? Perfetto, benissimo, perfetto, bravi, bravi. Dopo i 2 round che abbiamo fatto, ok, grande Stefano, grande Stefano. Allora, dopo che abbiamo fatto i kicks, andiamo a lavorare con la barchetta. Faremo 3 round della barchetta. La prima la faremo in posizione classica, cioè tiriamo su le gambe, tiriamo sulle braccia, ok? Dunque, pronti, andiamo così, su. Allora, vedete, su bene le spalle, su le gambe, braccia distese, qui, palmi verso l'alto, ok? Dobbiamo cercare di andare a chiudere, a libro, fare questo movimento, di chiuderci a libro e sentire ognuno, come è confident, di sentire lavorare questa parte, ok? Questa è la barchetta in oro, classica, ok? Perfetto così. Poi,
nel secondo e terzo round farò vedere delle varianti. Perfetto. Benissimo così. Benissimo. Bene, 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 bene. Recuperiamo. Sentite l'intensità, sta già andando su. Sono le 7 del mattino, dunque il nostro fisico reagisce subito. Siamo belli, mettiamo in moto tutto il nostro metabolismo. Bravi, bravi. Vedete l'energia, come ci carichiamo per tutto il weekend. Bravissimi. Bravissimi. Recuperiamo, io sto fermo così, in modo che recuperiamo subito. Pronti? Andiamo su. Allora, nel secondo round, allora, il primo è stato questo, ok? Nel secondo round cosa facciamo? Andiamo un po' più avanti con le gambe e portiamo sulle braccia dritte così, ok? Sempre su con le spalle. Sentite come lavora questa parte, ok? Bravissimi. Bravissimi, bravissimi così. Così, 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 così. Bravi, bravi. Su, mantenete questa posizione. Perfetto. Giù e recuperiamo. Recuperiamo bene così. Bravi, bravi. Su. Cerchiamo di mantenere. Allora, più noi restiamo in relax così, più riusciamo a recuperare subito. Diamo il messaggio al fisico che sì, andiamo a intervenire in quei 30 secondi, ma poi gli diamo anche una pausa. E questo serve sempre anche durante tutto il giorno, quando noi camminiamo, ci fermiamo. Ok? Benissimo. Pronti? Terzo round della barchetta. Allora abbiamo detto, nel primo round è questo, ok? Dunque potete fare, se non siete ancora confident, tutti e tre i round così. Nel secondo abbiamo portato un po' più avanti le gambe e le braccia in questa posizione. Nel terzo round è in oro, dunque gambe dritte così e braccia dritte all'indietro, così, circa 45 gradi. Questa posizione è la barchetta in full, ok? Così, bravi. Questa è la posizione, diciamo, più difficile a mantenere, ci vuole un po' di confidenza con l'esercizio. Benissimo, benissimo. Allora, adesso tre round di plank e faremo tre plank diversi. Faremo l'imperatore degli esercizi. Allora, intanto vediamo subito quando ci mettiamo così come mantenere la posizione. Allora, questa andiamo nel plank all classico, ok? All plank, così. Allora, l'importante, glutei contratti, portiamo in avanti il bacino, così. Gobbi sulle spalle, giù le spalle e belli gobbi. Questa è la posizione, ok? Potete fare tutti e tre i round così, ok? Benissimo, benissimo così. Bravi. Perfetto, proviamo elasticità alle spalle, ok, bene. Nel secondo round faremo un plank, solo che lo faremo con le braccia distese. Dunque, distendiamo le braccia, manteniamo la posizione dritta praticamente tra bacino e schiena e soprattutto andiamo giù con le spalle, ok? Andiamo giù con le spalle, spingiamo verso giù, ok, bene, pronti. Non cambia la posizione, glutei contratti, ok? Portiamo in avanti e giù con le spalle. Vedete, da questa posizione spingo giù con le spalle così. Ok? Faccio vedere questo. Belli gobbi, ok? Benissimo, questa è la posizione. Questa è la posizione, così, così. Plank con le braccia distese. Bravi, bravi. Ok, giù le ginocchia, ok. Anche questo è un gran bel plank perché dovete avere la sensibilità proprio di mantenere questa posizione. Adesso il terzo plank, logicamente chi è confident può mantenere il primo, chi è più confident può mantenere il secondo. Per il terzo andiamo a fare il plank alla Tom Cruise o all'uomo ragno. Gambe divaricate dietro e braccia più larghe delle spalle. Le mani più larghe alle spalle, ok? Pronti? Gambe divaricate. Quando siamo così, con le mani più larghe, andiamo giù, ok? Vedete? Sono 90 gradi. Dovete trovare i 90 gradi con le spalle e mantenere questa posizione, ok? Cercate di tenere i glutei contratti, ma stare giù, così, così. Mantenere questa posizione dei 90 gradi.
con le braccia, ok? Ecco, benissimo, respirate, perfetto, giù e proviamo sempre l'elasticità, perfetto, bravissimi, bravissimi, bravissimi. Adesso praticamente dobbiamo sempre andare a fare un bel plank, però questa volta lo facciamo tap, così, ok? Facciamo un plank dinamico in modo da andare, ok, a lavorare sempre in questo modo, così, perfetto, perfetto, benissimo, benissimo. Ok, portate, spostate il peso da un lato all'altro, ok, così, bravissimi, 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 da un lato all'altro. Buongiorno, eccoci, è arrivata la gamba, perfetto, benissimo, ok, bravi, bravi, perfetto così, perfetto così. Ok, ne faremo due round di plank tap, ok, e anche il nano è arrivato. Buongiorno. Shakeriamo un po' le braccia e siamo pronti per il secondo round di plank tap, dove andiamo a portare questo, ok, andiamo così, belli dritti, su, su, perfetto, così, 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 bravissimi, bravissimi, perfetto, bravi, bravi, ok, ok, bravissimi, bravissimi, così, così. Ognuno prende il proprio ritmo, l'importante è che andate a toccare, ok? Così, bravi. Perfetto, bravissimi, bravissimi. Adesso vedrete in sezione così, in modo che andiamo in diagonale, apriamo le braccia e le gambe e in diagonale andiamo a toccare mano destra, piede sinistro, mano sinistra, piede destro. In modo così facendo riusciamo a rimanere in equilibrio e a far lavorare il core per la stabilità. Ok, così. Braccia e gambe sono divaricate. Andiamo a fare questo, ok? Questo. Allora, quando fate questo movimento va benissimo toccare la punta, benissimo la suola e se volete anche il tallone, nessun problema. L'importante è che rimaniate in equilibrio. Quella frazione di secondo date questo segnale di core stability, ok? Noi quando andiamo a ruolare i muscoli per fare questo, stiamo allenando, specialmente al mattino, questa è una cosa molto utile, il sistema nervoso centrale, ok? Dunque diamo proprio quel segnale, ok? Perfetto, perfetto, bravissimi, 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 ok. Adesso prossimo esercizio andiamo a fare l'ant dog, cioè il cane da caccia. Dunque l'esercizio è questo, vi ricordate, vado su con la gamba e con il braccio opposto, torno giù, su dritto con la gamba e il braccio, conto 1 e torno giù, questo 1 e torno giù, anche questo grande esercizio di core stability, ok, 1 e torno giù, 1 e torno giù, 1, perfetto, e torno giù, 1, bravissimi, perfetto, perfetto, così, così. Questo è un grande esercizio proprio per andare a ricercare la coordinazione nella stabilità. Allora adesso saluto anche la Chiara che sicuramente ci sta guardando. Allora adesso plank laterale, nel plank laterale l'importante è l'appoggio, bene con il braccio, la mano mi dà la stabilità. Adesso ci mettiamo così, una gamba sopra l'altra e andiamo su e porto il braccio sopra le gambe così, ben distesi, glutei anche qui contratti, poi alzate anche il braccio così riuscite ad avere più stabilità, bravissimi, bravissimi, così, così, bravi. Manteniamo respirate durante tutto l'esercizio.
Bravissimi. 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 Ok, così. Bravo. Bravo. Ok. Allora. Benissimo. Ciao Seba. Grande. Grande Seba. Salutiamo anche gli amici su Instagram. Così. Bravissimi. 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 Ok. Allora. L'altro lato, sempre una gamba sopra l'altra, ben posizionati con la spalla. Mettete, aiutate la partenza al centro, un bacino così, su, ok? Portate la mano lungo il corpo, in questo modo. Bravi, bravi. Ok. Alzate anche il braccio, questo vi darà, vedete, se lo muovete vi darà la stabilità. Bravissimi così. Bravissimi. Ok, bravi, su così, su, 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 bravissimi, manteniamo la posizione, perfetto, bravi, 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 bravi. Ok, adesso cominceremo con il crunch alternato, ne faremo due round, crunch alternato e crunch bike, gli addominali andiamo ad alternare il movimento, benissimo, ok. Ok, ne faremo due round, così, così, ok, perfetto, permesso, permesso, eccoci qua, benissimo, crunch alternato, è questo, qui, permesso, dobbiamo cercare di spingere la gamba opposta, andare in torsione, così, perfetto, spingiamo in avanti e andiamo in torsione, spingiamo in avanti, così, così, torsione e spingiamo in avanti. Ecco, bravi, bravissimi, così, 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 perfetto, 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 bravissimi, ok, bene, anche qui, vi consiglio adesso, stiamo aumentando l'intensità, va bene così, va benissimo, dritti, proprio bene anche le braccia lungo il corpo, recuperiamo questi secondi e siamo pronti per il secondo round. Crunch bike, ok, dove andremo a prediligere proprio la torsione, ok, non ha importanza, vedete, questo è quello che noi dobbiamo pensare, perché non è fondamentale, sì, si può aumentare anche il ritmo, però è, ricordatevi, l'esecuzione dell'esercizio che fa la differenza, ok, dunque andiamo a fare la differenza facendolo nel modo corretto, puntiamo il gomito verso il ginocchio, questo, questo, ok, perfetto, così, 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 bene, 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 bravissimi, bravissimi. Allora, questo è sempre un grande esercizio da mettere in tutte le nostre routine quando andate a fare, logicamente chiunque può, avete tutti i miei riferimenti, potete contattarmi per fare la vostra routine mirata, ok, questa è una full body dove possiamo allenarci tranquillamente, scarichi di schiena, grazie, con le gambe abbassate andiamo su e facciamo l'obiettivo, però questo è già grazie, cioè se voi fate questo, vi alzate e portate i polsi alle ginocchia, questo è già grazie, cioè state lavorando sugli addominali, ok, perfetto, allora questo e crunch, braccia ben distese, andate su, ok, questo, ed è il vostro. Poi l'obiettivo è quello di andare su e controllare anche il ritorno, chiudere e controllare il ritorno, perfetto. Benissimo, andiamo. Sentite come sale l'intensità, ecco, perfetto, bravissimi. Stiamo ben distesi, braccia lungo il corpo, bravi. Recuperiamo. Tanto lo dirò sempre, tanto importante la fase dell'esercizio quanto importante la fase di recupero, ok? Dunque, perfetto, sulle gambe, braccia ben distese e andiamo su. Questo è già crunch, ok? Questo è già crunch. L'obiettivo è andare a chiudere e controllare il rientro. Andare a chiudere e controllare il rientro. Crunch, ok? Questo. Questo, poi quando uno va su controlla anche il rientro, così lavora il doppio,
ok? Bravissimi, bravissimi, andiamo a lavorare, così, così, bravissimi, perfetto, bravi, bravi. Adesso chiudiamo il primo ciclo, perché la routine è divisa in due cicli, andiamo a chiudere il primo ciclo con il touch. Questo esercizio, ricordate, le gambe sono piegate e andiamo a toccare i talloni con le mani lateralmente. Allora qui non portiamo i talloni troppo sotto ai glutei, se no non alziamo le spalle per andare a toccare, ok? Benissimo, questo è l'esercizio. Bravissimi, bravissimi. Ok, ricordatevi che poi andrò a caricare anche questo video sulla diretta sul canale YouTube Alessio Breda, Iron Alessio. Li trovate anche tanti altri video, dei video motivazionali sulla nutrizione, eccetera. E soprattutto iscrivetevi al canale e cliccate su mi piace se vi è piaciuto il video. Perfetto, benissimo. Allora, come vedete adesso ci siamo guadagnati un minuto di recupero, ok? Questo minuto di recupero serve proprio per recuperare dal primo ciclo e reidratare. Io mi sono preso stamattina la borraccia dell'Ironman Slovenia, ecco, per ricordarmi che devo allenarmi. Perfetto. Benissimo, Dana ci fa compagnia, anche lei questa mattina è venuta a allenarsi e via. Adesso farò, perché volevo mettermi, ok, così, e vediamo, dovrei farcela, i polsini, perché poi andrò a fare la, ok, almeno uno se ci riesco, perfetto. Adesso andiamo a fare i crunch con le gambe piegate, dunque crunch con le gambe piegate, su, braccia dritte, e andiamo a fare questo, ok? Questo, vedete? Questo, così. Allora, crunch con le gambe piegate, basta fare questo ed è già crunch, cioè quando portate su i polsi e le ginocchia è già crunch, così, bravissimi, bravissimi, perfetto, bravi, su, sempre, quando andate su cercate anche di controllare il rientro, perché è importante controllare il rientro, perché fate lavorare sia in andata che in ritorno il retto addominale, ok? Dunque è sempre una buona regola controllare che ritorno, senza che diciamo, potete anche lasciarvi andare, però se prendete questa bella abitudine riuscite a fare un movimento ancora più completo. Pronti, gambe alzate, ok, così, e andiamo su. L'obiettivo è quello di chiudere, no? E poi controllare il movimento. Però già questo, vedete, già questo è crunch. Bravissimi. Questo è già crunch. Perfetto. Perfetto. Bravi. Così, faccio vedere. Ok. Su. Su. E controllate il rientro. Perfetto. Chiudete e controllatevi. A seconda del vostro livello di confidenza con l'esercizio, perfetto, potete andare tranquillamente a farlo. Questo esercizio è propedeutico, ok, così, perfetto, è propedeutico alla butterfly che andremo a fare adesso. Benissimo, butterfly, grande esercizio, vi faccio vedere prima in sezione, così, ok. La partenza la facciamo con le gambe piegate, braccia dritte, che non superino le braccia, non devono superare le spalle quando fate questo movimento, ok? Così, bravi, bravi. Quando andate su, allora questo è il movimento, ok? Perfetto, benissimo, questo è il movimento, spingete le gambe, alzate le braccia, non superate le spalle, perfetto, così, 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 ok, perfetto, bravi, bene. Bene, 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 bene. Ok, adesso il secondo round ve lo faccio vedere front camera, ok? Così riuscite a vederlo e anche a capire quanto alziamo per portare, così mi vedete anche il viso, ok? Perché vuol dire che sto alzando le spalle,
Dunque, posizione. Guardate, perfetto, ok, bene. Allora, adesso andremo a fare due round del Russian Twist, ok? Russian Twist, grande esercizio di core stability. Diciamo che tutti gli esercizi fatti finora sono propedeutici a questo. Il Russian Twist è un esercizio dove alziamo le gambe, praticamente portiamo le braccia in avanti per trovare la stabilità, anche se facciamo tutto l'esercizio rimanendo in questa posizione, cioè su con i talloni a terra e le braccia sopra, va benissimo, cominciate questo. Poi, quando sarete confident, fate questo, cioè muovete le spalle, vedete come portare la spalla in avanti, la testa resta dritta, fate questo, mano destra va a toccare il pavimento a destra, mano sinistra va a toccare il pavimento a sinistra, questo. Ok, perfetto, così, così. Questo è l'inizio. La propedeutica al Russian Twist, benissimo, ok, perfetto. Adesso il secondo round lo farò vedere in sezione, allungate le gambe, shakerate un po' le braccia, ok, così. Andiamo a fare il Russian Twist fino ad arrivare all'obiettivo, dunque la partenza sarà sempre uguale, la partenza del Russian Twist è uguale, cioè piego le gambe così, mi porto in una posizione di equilibrio, ok, alzo, vedete, i talloni, porto le braccia sopra le ginocchia, così. A questo punto comincio a fare quello che abbiamo fatto, che ho trovato l'equilibrio, mano destra a destra, mano sinistra a sinistra, porterò un po' le gambe in avanti e il busto più indietro e andrò all'obiettivo, cioè mano destra toccherà il pavimento a sinistra e mano sinistra toccherà il pavimento a destra, sempre mantenendo la testa dritta e muovendo le spalle, il tronco, così, così, perfetto, benissimo. Questo è il Russian Twist nella sua forma in obiettivo. Adesso andremo con tre round di climb. Climb, posizione che ci mettiamo dritti, così, ok? Poi faremo un plank a braccia distese e porteremo le gambe all'interno delle braccia. Questo è il primo climb, ok? Poi faremo le altre varianti. Perfetto, benissimo, così, e andiamo. Qui non è importante la velocità, è importante l'elasticità. Spingete in avanti le ginocchia, ok? Così, bravissimi, così, così, spingete in avanti, bravi. Bravi, bravissimi, bravissimi, così, 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 perfetto, ok, ok, bene, bene, ok. Adesso con questa, con questo climb abbiamo praticamente iniziato a scalare anche tutta la parte bassa, a usare le gambe, a renderle più elastiche. Nel secondo round andremo a metterci nella posizione iniziale del plank a braccia distese, ma porteremo verso l'esterno le gambe, cioè andiamo così, ok? Dunque andiamo in rotazione con il bacino e spingiamo le ginocchia all'esterno delle braccia, ok? Rotazione e spingiamo in avanti, rotazione e spingiamo in avanti, così, così, bravissimo.
bravissimi, rotazione e spingiamo in avanti, andiamo in rotazione e spingiamo, così, bravi, bravi, perfetto, così, elasticità delle braccia e andiamo, bravissimi, bravissimi. Shakerate un po' le braccia perché le braccia stanno tenendo praticamente il peso del corpo. Bravi, 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 bravi. Così, così. Adesso siamo pronti per il terzo round. Nel terzo round andremo proprio a fare i due movimenti dei primi due, li andiamo a coordinare, cioè rotazione, questa volta incrociamo. Rotazione del bacino e puntiamo ginocchio destro, gomito sinistro, ginocchio sinistro, gomito destro, ok? Questo, rotazione e andiamo, rotazione e andiamo, così, bravissimi, bravissimi, perfetto, rotazione e andiamo, così, bravi, bravi, perfetto. Adesso, dopo aver concluso i climb, andremo a fare i plank dinamici, due round, cioè il primo sarà stessa gamba, stesso braccio, cioè braccio destro, gamba destra verso il centro e poi spostiamo braccio sinistro, gamba sinistra verso sinistra, in modo da fare, grande Omar, ciao Rosolino, ciao, ciao, pronti? Allora ci portiamo come il plank, con le braccia distese e andiamo a sinistra, poi al centro, poi andiamo a destra, ok? Questo spostiamo come un granchio, praticamente spostiamo così, ok? Vedete che all'inizio sembra un gioco da bambini, poi vedete viene tutto più naturale, ok? Però bisogna provarci così, così, stessa gamba, stesso braccio, poi torno al centro, ok? Perfetto, benissimo, benissimo. Nel secondo round sempre andremo a fare un plank dinamico, questa volta la posizione del plank di partenza è questa, cioè portiamo le braccia in avanti come viene meglio, poi andremo su in rotazione e seguiremo proprio con lo sguardo ruotando la testa e tutto, seguiremo la mano che va verso l'alto, ok? Dunque in posizione di plank facciamo questo, ok? Torno alla posizione di partenza e faccio questo, posizione di partenza e vado su, così, ok? Perfetto, così, benissimo, su e torno, ok? Perfetto, così, così, vado su e torno nella posizione di partenza, ok? Bravissimi, bravissimi. Adesso siamo pronti per tre round di piegamenti sulle braccia, ok? Oh, bravissimi, bravissimi. Adesso ricordate i piegamenti sulle braccia, di non aprire le braccia, ma partire da lungo il corpo, allargare un po', praticamente però rimanere in questa posizione, perché sono piegamenti, non si flette nulla. Io ne farò 15, ok? Pronti? Andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Perfetto, perfetto. Allora, ognuno nei tre round farà quello che è confident, ok? Dunque, se avete deciso di partire con 5, e farete 5 il primo round, 5 il secondo e 5 il terzo. Dopodiché, domani, se vedete che sono venuti confident, li avete portati a termine senza problemi, andrete a fare 6, 5, 5. Ecco, questa è la giusta cadenza. Poi sarete ancora più confident, farete 6, 6 e 5 e via così. Ok, pronti? Vado col secondo round. Pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
e 15. Perfetto, benissimo, benissimo. Stendiamo le braccia e cerchiamo l'elasticità e le stiamo sfruttando bene, ok? Dunque, quello che vi dicevo è di cominciare molto confident, cioè cominciate con il saluto anche gli amici in Instagram, grandissimi, ok? E dunque, cominciate con serie confident e andate su man mano, ok? Perfetto, bravissimi, bravissimi. Si fanno sentire bravi. Pronti con il terzo round. Andiamo, andiamo. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e 15, perfetto, benissimo, ti fanno sentire, bravi, 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 bravissimi. Allora, adesso ci andiamo a preparare per la spinta isometrica. Sì, sì, ho il fiatone, ho il fiatone, e insomma andiamo, è una bella routine, ok? In total body, dunque ad alta intensità, ma possiamo farla tutti, eh? Ok, spinta isometrica, cercate i 90 gradi, le mani partendo dai ginocchi arrivano all'altezza delle spalle. Quando sono così, vedete la testa sembra incassata, però spingo, spingo giù le spalle. Questo è, poi tiro verso di me le gambe per cercare i 90 gradi, ok? Però le spalle vanno giù. Respirate durante l'esercizio. Bravissimi, respirate, respirate, bravi, bravissimi, respirate, giù le spalle, bravi, perfetto, shakerate le braccia, aspetta, lo faccio vedere anche front camera, così, bravissimi, bravissimi, ok, ok, ecco, allora, shakeriamo le braccia, questa è la posizione di partenza, ok? Cercate i 90 gradi, cioè potete appoggiarvi anche al divano, ok? O a un muro. Da qui, per restare dritti, partite le spalle in questa posizione. Da qui le portate all'altezza del bacino. Vedete, la testa sembra incassata perché ho le braccia dritte. Spingo verso giù, ok? E vedete, è questo il movimento. Spingo verso giù e sembra che la testa esca, ok? Perché sono le spalle che vanno giù. Respirate durante l'esercizio, il movimento, tirate un po' verso di voi le gambe in modo da cercare i 90 gradi, bravissimi, bravissimi, così, così, bravi, perfetto, giù, shakeriamo le braccia, mi alzo così, vado a salutare, grandissimi, anche gli amici su Instagram, bravi, bravi, bravi. Adesso andiamo con il plank inverso, ok? Dunque, plank inverso, ci mettiamo in questa posizione, abbiamo shakerato le braccia perché andranno anche qui a tenere tutto il peso, braccia dietro a 45 gradi, andiamo su, glutei contratti, facciamo questo, ok? Dunque, se vedete che state andando giù, glutei contratti e su, contraete i glutei, bene, bene, così, bravi, bravissimi, così, così. Perfetto, glutei contratti, andate su, se volete tenere la testa un po' indietro, che sembra che vi aiuti, va bene, poi ogni tanto vi controllate, ok? Perfetto, benissimo, benissimo, tornate in questa posizione, cercate di stare dritti, shakerate le braccia, che le braccia le abbiamo fatte lavorare negli ultimi 4-5 round, le abbiamo fatte lavorare molto, shakeriamo un po', le portiamo indietro, a 45 gradi, ok, così, bravi, bravi, perfetto, pronti, andiamo, così, così, allora, ci controlliamo, allora, quando arriviamo in questa posizione, glutei contratti e spingete verso l'alto, perché un po' comunque andiamo sempre giù, la testa è indietro che mi sembra che stia meglio,
Allora, se vedete che andate giù, glutei contratti e tornate su. Respirate durante tutto l'esercizio, ok? Benissimo così, benissimo, bravi, bravi, così, così, così. Perfetto, giù. Bene, 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 bene. Adesso andiamo a concludere la routine con el touch, ok? Dunque, el touch, esercizio, questo che ci porterà verso poi andare a fare la routine per i glutei, abduttori e adduttori, ok? El touch, non portate i talloni troppo vicini ai glutei, se no mi fate poca escursione, ok? Invece dovete alzare le spalle, perfetto, questo è l'esercizio. Allora, come dicevo, troverete anche questo video caricato sul canale YouTube Alessio Breda, Iron Alessio. Andate sul canale YouTube, vi iscrivete, cliccate sulla campanella e sarete sempre aggiornati. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like e magari condividetelo, così magari può piacere altre persone e più siamo e più ci divertiamo. Bravissimi. Ok, ok, ok. Anche la signorina del timer ha detto allenamento completato. Benissimo. Abbiamo finito la nostra routine di esercizi a corpo libero, dunque andiamo alla grande. Siamo qui, eccoci qua. Allora, adesso che ci siamo reidratati perché comincia a fare caldo, ok? Andiamo a fare una routine per i glutei, non pensiamo agli esercizi per i glutei, per gli abduttori e gli adduttori, cioè, ok? I muscoli delle gambe per rendere belle toniche. Il primo esercizio che andiamo a fare sono gli affondi. L'affondi, lo dico sempre, non facciamolo in avanti perché non sappiamo, tipo ti fanno vedere anche con le bottiglie eccetera, però non sappiamo quanto andiamo a caricare sul ginocchio. Dunque l'affondo va fatto indietro, così. Adesso io tocco per farvi vedere a terra il ginocchio, farvi vedere bene l'angolatura, ok? Questa è la posizione. Una volta che siamo in questa posizione, spingiamo su, per vedere se il busto è corretto, comunque già vedete la punta del piede, bene. Spingiamo sul tallone, con la gamba di rientro sul ginocchio e torniamo giù. Questo è l'esercizio. Ne faremo due round da 5 per gamba e comincio io e conto io. Pronti? Andiamo. Giù e 1, giù e 2, giù e 3, giù e 4, giù e 5. Perfetto. Adesso ci giriamo e voi basta che cambiate gamba così io resto sempre. E andiamo a fare altri 5 dall'altra parte. Dunque, giù e 1, giù e 2 su quel ginocchio, giù e 3, giù e 4, giù e 5. Perfetto, benissimo, benissimo, bravi. Allora, questi sono gli affondi. Per chi è già confident e vuole dare un po' più strong con questo esercizio, vi tenete, non so, sul tavolo da qualche parte, mettete il metatarso su una seduta del divano o di una sedia e andate giù e fate questo, vedete? Questo. Allora, qui praticamente andiamo, come vedete, anche con l'altro, ad avere più escursione del ginocchio, ok? Allora, questo si chiama affondo bulgaro, benissimo. Ok, adesso l'altro esercizio per i glutei, palmi delle mani ben rivolti così, tocchiamo giù e lo facciamo 5 volte. Andiamo giù, 1, 2, 3, 4, 5, perfetto. Allora, anche questo, adesso siccome passate da una posizione abbassata, alzata, potete avere un piccolo svarione, dunque aspettate un attimo e vedrete che sarete a posto. Queste sono le accovacciate, anche questo è un buon esercizio per i glutei. Questo terzo che andiamo a fare adesso, che è quello che io preferisco e mi piace farlo come risveglio muscolare, dal letto passate giù al divano, siete già dritti, gambe aperte circa 30 gradi, braccia lungo il corpo, glutei contratti, andate verso su, buttate fuori l'aria, contate uno e tornate giù, ok? Pronti? 1, 2, 3, 4, 5, ok? Perfetto. L'importante è quando arrivate su buttare fuori l'aria e contare 1.
Adesso nel secondo round andiamo a fare una piccola variante. Apriamo le gambe da 3 a 5 cm in modo che la testa è ferma e lavori diversamente dentro al bacino. Ok? Pronti? Andiamo. 1, 2, senti come lavora diversamente? 3, 4, 5. Perfetto. E anche questo è un ottimo esercizio per i glutei. Bene. Adesso andiamo così. Ricordate la posizione tipo del plank laterale? È uguale, è questa la posizione. Allora andiamo a far lavorare gli abduttori, il muscolo esterno della gamba. Questo non serve a nulla, anche se vi fanno vedere degli apparecchi che vanno qui in mezzo, gli elastici. Dovete andare dai 30 gradi in su, allora ci sarà un efficace lavoro dell'abduttore, ok? Perfetto. Di questi movimenti dobbiamo farne 50, dunque adesso siamo a 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gamba dritta e piede a martello, così, così, ok? Perfetto, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Su, 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 su. Su, 45, 46, 47, 48, 49 e 50. Dalla massima estensione torniamo giù e cominciamo a far lavorare l'altra gamba, ok? Perfetto, benissimo, benissimo. Ok, questa adesso stiamo facendo lavorare l'adduttore, ok? L'adduttore che è il muscolo interno tra il quadricipite e il bicipite femorale, ok? Siamo 28, 29, 30. Qui dobbiamo farne 80, però vedete l'escursione è questa, dunque va benissimo. 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 9, 50. Su, 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 su. 6, 57, 58, 59, 60. Gamba dritta, piede a martello, su, su, su. Su, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79 e 80. Perfetto, adesso io mi giro così, o voi basta che vi girate su voi stessi e andiamo, ok, a far lavorare l'altra gamba, benissimo. Lo abbiamo detto, una gamba sopra l'altra, ben appoggiati in appoggio con la spalla. Questo non serve a nulla, bisogna andare a 30 gradi e andiamo su, su. E cominciamo a far lavorare l'abduttore, cioè il muscolo esterno tra quadricipite e bicipite femorale. Benissimo, benissimo. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Benissimo, bisogna farne 50. Su, 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 su. 36, 37, 38. 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50. Dalla massima estensione andiamo giù e continuiamo a fare, cominciamo a fare questo. Bravissimi, bravissimi. Allora, qui come vi dicevo andiamo a far lavorare l'adduttore, cioè il muscolo interno tra quadricipite e bicipite femorale e siamo a 22, 23, 24, 26, 27, 28, 9, 30. Qui dobbiamo farne 80, su, però vedete l'escursione è questa, ok? 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Gamba dritta e piede a martello, così, così, bravissimi, bravissimi. 7, 58, 59, 60, 61. 62, 63, 64, 65, 66, 7, 68, 69, 70, 71, 72, 73, su, 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 77, 79 e 80. Perfetto, benissimo, bravi, 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 ok, bene. Allora, abbiamo fatto una routine di esercizi a corpo libero ad alta intensità, dunque ci abbiamo dato dentro e abbiamo portata a casa, bravissimi. Bravissimi, bravi. Allora, dunque 38 minuti non sono pochi. Poi abbiamo fatto una routine per gli esercizi per i glutei, di esercizi per i glutei, per gli abduttori e gli adduttori, dunque per avere delle belle gambe toniche. Adesso
chiudiamo la nostra routine di Pure Energy di questo venerdì mattina, bravissimi, e andiamo a lavorare sullo stretching. Allora, invece di andare a calcolare tanti stretching diversi per le gambe, la schiena, eccetera, ne facciamo uno che coinvolge il 90% dei nostri muscoli, quelli che noi abbiamo usato. Dunque, ne facciamo 3 round, il primo round sarà da 10 secondi, il secondo da 15, il terzo da 20, in modo che quando sarete confident potrete farli tutti e 3 da 20 per un corretto stretching dinamico. Allora, da questa posizione, ok, andiamo, allora i piedi sulla larghezza delle spalle, portiamo le braccia in avanti, andiamo giù, ognuno fin dove arriva, l'obiettivo è questo, arrivare a sedersi sui polpacci, se non ce la fate mettete i talloni su un gradino. Allora, testa in mezzo alle braccia e vado su, ok? Cerco di portare le braccia dritte con la schiena, 1600, 7, 1800, 1900 e 10. Una volta fatto questo, torno giù, alzo la testa, metto le mani sulle ginocchia, spingo e torno in posizione verticale. Quando siamo andati giù, abbiamo alzato, diciamo, il nostro valore pressorio, ok? La pressione sanguigna, perché abbiamo fatto molti angoli con gli arti. Dunque, quando ritorniamo in posizione retta, potete avere un piccolo svarione, però passa subito appena la circolazione torna normale. Ecco, adesso sono tranquillissimo. Allora, adesso ve lo mostrerò frontalmente, andiamo a fare il secondo round di stretching. Allora, i piedi a larghezza delle spalle, portiamo le braccia in avanti, vado giù a sedermi sui polpacci o dove riesco ad arrivare, finché non sono confident, testa in mezzo alle braccia, vado su con le braccia così a portarle dritte con la schiena, ok? Se non riuscite a vedervi sullo specchio, fate guardare da qualcuno, così vi dirà se siete dritti, ok, 12, 13, 14 e 15, giù le braccia, alzo la testa, metto le mani sulle ginocchia, spingo e torno su, ok, anche qui avrò quella sensazione un attimo di svarione, appena il nostro sistema venoso riprende la sua circolazione regolare, vedete come adesso, ci vogliono 6-7 secondi e siamo pronti per il terzo round, dove dovremmo cercare di arrivare ai 20 secondi, ok? Per avere uno stretching completo. Allora, la partenza è sempre piedi a larghezza delle spalle, le punte sono rivolte circa 45 gradi, porto le mani in avanti, vado giù e mi siedo sui polpacci, testa in mezzo alle braccia, vado su con le braccia, così, così, bello dritto. Ok, cercate di rimanere in questa posizione. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Perfetto. Vado giù con le braccia, alzo la testa, mani sulle ginocchia e torno su. Bravissimi, bravissimi. E abbiamo fatto anche i nostri esercizi di stretching. Perfetto. Abbiamo finito la nostra routine. Saluto gli amici su Instagram e vi do appuntamento a mercoledì sera alle 19. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ok, benissimo. Adesso vengo anche da voi, qui su Instagram. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao Nando. Allora, benissimo, ci siamo allenati. Venerdì mattina, bellissima giornata di sole, comincia un gran weekend. Bravi, bravi. Ci siamo allenati assieme, ci abbiamo dato dentro. Ok, siete stati bravissimi. Vi do appuntamento, vi saluto e vi do appuntamento augurandovi un meraviglioso weekend. Vi do appuntamento a mercoledì sera alle 19 e siete stati bravissimi, l'avete pensato e l'avete fatto. Ok, andate sul canale YouTube Alessio Breda Iron Alessio, così cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati. Cliccate sotto dove c'è scritto iscriviti, così sarete iscritti al canale. Se vi è piaciuto, mettete un bel like e condividetelo, così più siamo e più ci divertiamo, ok? Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao Nando, ciao Rosolino, Omer, tutti. Ciao ragazzi, ciao.